dottori, ma come sta andando il contagio in Italia? Lo chiedemmo in pieno lockdown a Giovanni Sebastiani, primo ricercatore dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del CNR, e contrariamente alla nostra percezione, allora ci disse: guardate che la curva, stando al modello matematico che io ho messo in campo, vedrete che piano piano degraderà e intorno alla seconda metà di maggio riuscirà, la curva dei contagi sarà sotto controllo. Ebbene, allora noi lo ascoltammo increduli, ma oggi dobbiamo riconoscere col senno di poi che le sue previsioni erano corrette. E allora voglio chiedere se sulla base del suo modello matematico oggi possiamo dire che il contagio zero è a un passo da essere raggiunto, o se invece rischiamo una seconda ondata. Sebastiani. Allora, innanzitutto la saluto, saluto il professor Lopalco, i telespettatori e gli invisibili del vostro staff che rendono possibile questa trasmissione. Allora, al momento quel modello che ho sviluppato assieme al dottor Marco Massa dell'Imperial College non viene da me usato per studiare questa fase, perché quel modello è stato sviluppato e per lavorare in certe condizioni, diciamo, di quasi stabilità, come può essere appunto la condizione durante il lockdown. Al momento possiamo avere dei cambiamenti molto rapidi, veda l'esempio del funerale giù a Campobasso all'8 di maggio. Diciamo. Quindi io al momento mi sto avvalendo di strumenti della statistica non parametrica che permettono di fare un'analisi dei dati e di identificare delle anomalie che avvengano anche prima che cambi l'R0, perché l'R0 per la sua natura. E che anomalia ha trovato Sebastiani dal suo nuovo strumento parametrico? Sì, e allora dicevo che con questi strumenti quello che possiamo mettere in evidenza è che praticamente c'è un'Italia con più velocità, diciamo, vista molto da lontano a due velocità, un po' da più vicino da tre velocità. Quindi abbiamo, per esempio, tante regioni, che dal Molise, Lazio in giù, comprese le isole, dove praticamente possiamo dire l'epidemia al momento... Quelle che nella nostra cartina abbiamo colorato come verdi e come gialle, quindi in cui il rischio è sotto pieno controllo. Esattamente, dove veramente l'incidenza, il numero di nuovi casi al giorno è molto bassa, diciamo. Poi questa comunque non solo quella zona lì, ma anche Umbria e Veneto. L'Umbria, devo dire, è stata la prima della classe, diciamo, a raggiungere questa situazione, insomma. Dopodiché abbiamo una situazione intermedia che è rappresentata dalle regioni del Lazio in relazione a questo focolare. E lo abbiamo anche visto poco fa, Romagna, certo. E poi ci sono quelle tre regioni rosse. In particolare vorrei concentrarmi con lei, Sebastiani, sulla Lombardia. Perché la Lombardia è ancora rossa, anche in base alle grafici che nel frattempo chiedo alla regia di mettere in campo, così li possiamo un attimo analizzare. Sì, c'è questa terna, appunto, Lombardia, Liguria e Piemonte, ma in particolare Lombardia. Qui vediamo l'incidenza media, quella stimata con questo approccio non parametrico ai dati misurati di ogni giorno. Allora, quello che possiamo osservare, le barre verticali corrispondono ai giorni di inizio del rilascio del lockdown, diciamo, e poi il 3 giugno la riapertura dei flussi completa tra regioni. Quello che possiamo osservare, vede, le curve chiaramente diminuiscono, diciamo, l'incidenza diminuisce, però quello che osserviamo in particolare per la Lombardia è che dopo il tempo... Torniamo alla grafica della Lombardia, lo chiedo alla regia. Esattamente, dopo due settimane circa dall'inizio del primo rilascio lockdown, che è avvenuto il 4 maggio, quindi attorno al 18, se vedete la curva successivamente nel tratto dal 18 al 3 giugno, vedete che la pendenza è diminuita, cioè l'incidenza diminuisce, va nella direzione giusta, verso zero, però diciamo frena, diciamo, e successivamente, come vedete, nel periodo successivo, e questa frenata immagino che sia qualcosa di preoccupante, perché potrebbe eventualmente anche risollevarsi, giusto? Lo sa, infatti negli ultimi giorni si nota, adesso dobbiamo aspettare i prossimi 4-5 giorni, ma si nota un aumento addirittura. Allora.